oltre al danno, oggi abbiamo anche la beffa, perché i Ventura, che sono sicuramente una famiglia che ha sofferto moltissimo un omicidio di mafia, non può neanche ottenere i benefici previsti dalla legge perché ancora non abbiamo la sentenza depositata. È una vita di attese, di silenzi e di speranze mal riposte, quella che sembra essere toccata ai familiari di Gennaro Ventura, il fotografo carabiniere in congedo, scomparso nel nulla alla Lamezia Terme il 16 dicembre del 1996. Anni e anni di ricerche, di buio totale, fino al ritrovamento del corpo per un caso fortuito nel 2008 in un casolare abbandonato, con ancora accanto l'attrezzatura da lavoro e la fede nuziale. Ma si dovette poi aspettare l'operazione Andromeda affinché, arrestato Gennaro Pulice, questo si pentisse ed iniziasse a parlare, facendo luce anche su quel macabro e misterioso omicidio e autoaccusandosi di essere la mano che premette il grilletto. Il mandante invece sarebbe stato Domenico Cannizzaro, deciso a punire l'ex carabiniere per avere portato all'arresto quando era nell'arma di un suo congiunto. Poi il processo, la condanna per il reo confesso a 10 anni, ma mancano ancora le motivazioni della sentenza. Ecco perché l'avvocato della famiglia Italo Reale ha presentato un esposto al GIP. Questo ritardo risulta inconcepibile alla famiglia. Un ritardo che porta alla famiglia ulteriori difficoltà. Non abbiamo il passaggio in giudicato della sentenza, non abbiamo quindi la certezza della definizione dell'esecutore materiale, la famiglia non può chiedere i vantaggi, mi passi il termine, che la legge prevede per le famiglie delle vittime della mafia. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Ventura.